Ciao ragazzi, di nuovo insieme. Allora, oggi voglio tornare sul capitolo prettamente tecnico, anche se io cerco sempre di unire la tecnica alla teoria, allo studio, alla memorizzazione delle note, degli arpeggi e le scale, e vado anche veloce oggi, ci provo. Quindi, meno chiacchiere e più sostanza. Allora, l'esercizio di oggi è questo, è diviso in due sezioni, diciamo così. È praticamente una successione di accordi, di arpeggio maggiore, minore, maggiore, minore, maggiore, minore, maggiore, minore, ma non così semplice come sembra. Allora, andiamo a vedere, ci sono quattro tipi di accordo che ho usato per l'esercizio completo, quindi due accordi che si ripetono per la fase ascendente e due diversi che si ripetono nella fase discendente. Ora vi spiego meglio. Scaricate il PDF. I due accordi per la fase ascendente dell'esercizio sono l'accordo maggiore tredicesima, si chiama major 13, praticamente è un accordo maggiore con la settima maggiore più la nona giusta, l'undicesima, la nona che ho detto, la nona maggiore, l'undicesima giusta e la tredicesima maggiore. Ovvero, esempio in Mi, tonica Mi, terza maggiore, Sol diesis, quinta, Si naturale, settima maggiore, Re diesis, nona maggiore, Fa diesis, undicesima giusta, La, tredicesima maggiore, che è identica al sesto maggiore, Do diesis. Questo è l'accordo chiamato major 13, diciamo così, maggiore 13, insomma, è l'accordo che comprende tutte le note della scala, però invece che con la struttura appunto scalare, c'è la struttura cordale, quindi per terze praticamente. Detto questo, la struttura diciamo verticale, via, diciamo così. Detto questo, il primo accordo, quindi avrò nel mio esercizio Mi maggiore 13, poi il secondo accordo ora ve lo dico, il terzo sarà un Fa diesis maggiore 13, quarto accordo ora ve lo dico, quinto La bemolle o Sol diesis maggiore 13, eccetera. Quindi uno ogni due note. Mamma mia, che macello. Altro accordo, il minore 13, ovvero minore tredicesima M13. Chiamiamolo ognuno come vuole. Allora abbiamo, facciamo l'esempio ancora in Mi. Mi tonica, terza minore, Sol naturale, quinta giusta, Si, settima minore, Re naturale, nona maggiore o seconda maggiore, Fa diesis, quarta giusta, undicesima giusta, La naturale e la tredicesima maggiore o sesta maggiore, Do diesis. Ok? Quindi rispetto al maggiore tredicesimo, ovviamente cambia la terza, cambia la settima e basta anche. Vero? Sì. Quindi abbiamo questi due accordi, questi due arpeggi che si ripeteranno, cioè saranno uno maggiore, uno minore, uno maggiore, uno minore, uno maggiore, uno minore, finché ne ho la possibilità. Io posso partire dal Mi e arrivare praticamente al Fa diesis, perché poi la sesta, la tredicesima di Fa diesis è un Re diesis, che è l'ultima nota che io ho a disposizione. Chi ha bassi con 24 tasti o con più corde lo può anche espandere questo esercizio. Come si sviluppa in terzine, almeno io lo faccio in terzine, si può fare ognuno in ottavi normali, in quarti, come vi pare. Io l'ho pensato così, quindi terzine, ta 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 ta
vado ascendente fino alla tredicesima e torno esattamente sulla terza, che poi cambia battuta, e sul battere della battuta successiva ovviamente ho un altro accordo, quindi fa minore tredicesima. Quindi dopo questo vado sul fa, faccio fa minore tredicesima. Questo, poi riproseguo con fa diesis maggiore tredicesima e riscendo, poi avrò sol minore tredicesima. Come si memorizzano questi arpeggi? Bella domanda. Ci sono varie tecniche, varie escamotage, perché non è semplice, soprattutto all'inizio, pensare a tutte e sette le note di un accordo. Il mio trucchettino personale è quello di arrivare alla settima, quindi facciamo un esempio di come studio un sol minore tredicesima. Faccio sol, si bemolle, quindi tonica, terza, quinta, re, fa. Una volta arrivato a fa, penso a fa maggiore settima, quindi non penso più in sol minore, ma penso che il fa sarà sicuramente maggiore settima, perché per costruire il sol minore tredicesima si prende appunto il sol minore settima e ci si aggiunge un fa maggiore settima. Mamma mia, mi sto intrippando da solo. Comunque questa è la mia tecnica. Arrivo alla settima e dalla settima penso a un altro accordo, quindi a fa, all'accordo un tono prima. Fa maggiore settima. Forse capirete meglio nel PDF. Mentre per gli accordi maggiore tredicesima, prendiamo sempre un sol, faccio sol, si naturale, re, fa diesis, e quando arrivo a fa diesis penso appunto a fa diesis minore settima. Quindi è un sol major 7 più un fa diesis minore settima. Più difficile a spiegarlo che a farlo. Trucchetto, un altro trucchetto, questo poi è il mio metodo, ognuno avrà il suo. Un altro trucchetto è quello di pensare, mentre io finisco di suonare un determinato arpeggio, pensare a dove devo andare, a cosa devo fare, se no se mi ci trovo all'ultimo mi blocco. Quindi ragionare piano piano in anticipo. Poi le diteggiature, io sto usando le mie, quelle che mi tornano meglio, ma trovatevi le vostre, fate lavorare anche il cervello, non leggete solo quello che ho scritto io. Se a voi vi torna meglio il solito arpeggio che io ho preso così, se vuoi torna meglio così, insomma, vedete voi. Quando io poi arrivo a fa diesis, perché poi, come dicevo prima, la tredicesima è l'ultima nota che ho a disposizione, torno indietro, quindi riscendo con fa diesis maggiore tredicesima, quindi sono qui. Una volta che arrivo alla terza di fa diesis maggiore, quindi al la diesis, mi sposto di un semitono e vado in la maggiore. Quindi, se avete fatto caso, il la in senso ascendente era minore. Questo è per lavorare in due, come dicevo prima, in due modi diversi tra l'ascendente e discendente. Quindi il La che avevo minore 13, diciamo nell'andata, senza ascendente, ora ce l'ho maggiore. Però cambio anche il tipo di accordo, ovvero non faccio più
un arpeggio per battuta, ma faccio due accordi per battuta, quindi faccio un La maggiore, diciamo, nona con la diesis 11, che è questo, La, quindi tonica, terza maggiore, quinta, settima maggiore, nona e undicesima diesis, quindi non è più come prima con l'undicesima giusta, ma con la quarta diesis, la quarta aumentata, undicesima aumentata. Quindi verrà questo. Quando arrivo alla fine dell'arpeggio in senso ascendente, invece di tornare indietro con La maggiore nona diesis 11, scendo con La bemolle minore 11. Andiamo a vedere cos'è il minore 11. Torniamo un attimo in La. È La, quindi tonica, Do, terza minore, Mi, quinta giusta, Sol, settima minore, Si, nona maggiore, e Re, undicesima giusta. Questo è La minore 11, quindi La minore 11. Noi abbiamo detto La bemolle minore 11, quindi io scendo in questo modo. Sono arrivato al ventesimo tasto, quindi alla diesis 11 di La, e scendo da diciottesimo tasto con La bemolle minore undicesima. Infatti parto dall'undicesima, che è Re bemolle. Poi riparto con Sol maggiore nona diesis 11. Arrivo alla diesis 11 e riscendo con Fa diesis minore 11. Quindi riparto con Fa maggiore nona diesis 11, eccetera, e arrivo in fondo. Allora, non è semplice. Scusatemi, ci viene da ridere da solo perché poi quando mi riguardo per montare video faccio delle risate perché mi accorgo di aver detto delle assurde. Quindi prendete il PDF, perché anche nello studio degli arpeggi di undicesima, quindi quelli che troviamo nel viaggio di ritorno, io ho un trucchetto anche qui personale, cioè io arrivo anche in questo caso alla settima, diciamo, conto La minore undicesima, io faccio La, Do, Mi, Sol. Quando arrivo alla settima, penso semplicemente a una triade maggiore. Quindi La, Do, Mi, e poi Sol, Si, Re. Quindi la triade maggiore di Sol. In questo modo scompongo l'accordo in due parti e mi torna meglio. Mentre per quelli maggiori undicesima, prendiamo il La ad esempio, faccio La, Do diesis, Mi, Sol diesis, e da Sol diesis faccio una triade minore, che ho quindi Sol diesis, Si, che è la nona, e Re diesis, che è l'undicesima aumentata. Tutti i trucchetti che ognuno fa un po' a modo suo. Pensate ai pianisti quando devono suonare questi accordoni giganti, con addirittura tredicesima, jazzisti, ma anche non. Spesso alcuni, ora io non sono un pianista, però scompongono sempre in due parti l'accordo. Primo perché pensarlo è tutto intero. È un po' difficile, sono sette note, quindi se io invece penso a una quadriade più una triade, oppure a due quadriadi, è un po' più semplice, diciamo così. Quindi ognuno poi ha il suo metodo. Ora provo a farlo, io metto il metronomo, mi voglio uccidere a circa, vediamo, 100, 110, 115, ma voi fatelo anche. Grazie.
deve essere preciso. Cosa serve questo esercizio? Alla memorizzazione delle note, alla visualizzazione degli arpeggi, degli accordi su tutta la tastiera e anche alla tecnica, come dicevo prima, al timing, i salti di corda, la precisione. Quindi fatelo lento ma preciso. Le terzine devono essere tutte belle precisine. Partite lenti, rimanete anche su un accordo solo, mettetelo in loop finché non vi entra bene, finché non trovate la vostra diteggiatura giusta. Spero sia stato un esercizio interessante. C'era dei ragazzi che mi avevano chiesto anche di tornare un po' sulla tecnica perché l'avevo un po' lasciata da parte, quindi spero di aver dato degli input per poi, come sempre, costruire i vostri esercizi. Non so se mi sono spiegato tanto bene oggi, ma nemmeno tutte le altre volte, quindi siamo in regola. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video.